Correte a prendere i pennelli che andiamo a dipingere. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di pittura. Oggi incominceremo a fare il vestito, l'uniforme del quadro di mio padre. Ho scelto l'uniforme invernale, è un uniforme nera, una giacca tutta nera, una camicia bianca e una cravatta nera. Il rischio di quando si usano colori scuri per fare dei vestiti è che venga un tono molto piatto. Oppure il rischio di usare il nero, non a caso ho scelto la divisa nera, è quella di buttare il quadro tutto sul grigio mescolando col bianco. Vi ricordo che nei colori ad olio, come molte mestiche, il bianco è un colore che va molto centellinato, usato con grande attenzione, e certe volte è meglio evitarlo. Diciamo che il bianco ha una sua funzione precipua, che non è quella di essere assoggettato ad un altro tono per renderlo semplicemente più chiaro o più scuro. Ma il bianco fa molto colore, vira i colori, e quindi spostiamoci sul cavalletto dove vi insegnerò a ricavare più toni da uno stesso colore. Oggi inizieremo a impostare l'uniforme. Questa fase del lavoro mi preme molto farvela vedere perché è una fase di lavoro assai particolare. L'uniforme infatti sarà del tutto nera, ma nel nero ci saranno le luci e le ombre, e quindi molto spesso capita che in una zona nera si tenda ad andare molto piatti o ad aggiungere dei bianchi che falsino il nero e lo facciano diventare grigio. Noi invece vogliamo che il nero rimanga nero e che comunque su di esso si leggano le ombre e le luci. Come si fa? Lo impareremo oggi. Intanto vediamo la tavolozza. La tavolozza di oggi è composta da un terra ombra naturale, un ocra giallo, un terra di siena naturale, un giallo Napoli, un bianco di titanio, un verde, un blu e un rosso qualsiasi, perché questi mi serviranno per completare l'incarnato, e lo vedremo comunque insieme, o per dare delle ombreggiature. E siccome saranno talmente diluiti da dare solamente il tono ma non la consistenza, non importa che sia blu di Prussia o blu oltremare, perché sarà solamente il tono del blu ad interessarci. E poi sto usando un nero, un carbon black. Il carbon black che sto usando oggi è un colore nuovo, è un colore HD della My Mary, il 595, che è appunto un black hacker, hanno dei nomi fantastici questi colori, e in realtà è un carbon black, insomma, normalissimo, però con delle prestazioni un po' differenti. Naturalmente vi faccio vedere i materiali che uso, come vi ho fatto vedere i colori precedenti, per farvi vedere che mischio molto sul quadro e che questa mescolanza di materiali si può fare. L'importante che abbiano tutti una radice comune. Per esempio, come medium oggi useremo l'oilin della My Mary, un altro medium alchilico dalla consistenza differente rispetto a quelli che abbiamo usato sino ad oggi, e da un odore quasi inesistente. Di questo sentirete l'odore solamente se avvicinerete il contenitore verso di voi. Che è sempre un medium alchilico per colori ad olio, quindi come quelli che abbiamo usato precedentemente, ma di diversa marca. Oggi usiamo la My Mary perché mi ha mandato questi materiali, voglio provarli con voi perché poi ve li devo regalare, quindi quando io recensisco sapete bene che voglio fare prima una prova su strada, e nulla di più veritiero c'è che provarle insieme a voi le cose. L'importante quindi, quando scegliete i prodotti, anche se di marche differenti, che siano compatibili l'uno all'altro, quindi che abbiano tutti la stessa radice di fondo. Innanzitutto mi scelgo il pennello, che sarà un pennello piccolo per cominciare. Userò un pennello a lingua di gatto numero 3, ma anche il 4 andrà benissimo, e prendo semplicemente del nero bagnandolo col l'oiline. In questo caso sto usando il carbon black My Mary e l'oiline. Guardate che bella pappetta lucida che dà, è abbastanza fluida in questo momento perché a me serve per definire gli spazi. Spero vediate la coprenza del colore. Vedete, questa è una semplice passata abbastanza fluida, e comunque adesso vado a lavorarlo. Ovviamente non vi terrò qui per tutta l'uniforme, voglio farvi vedere come
si deve procedere. E come al solito noi procediamo dallo scuro verso il chiaro. Quindi prima poniamo il nero assoluto e poi cerchiamo di ravvivarlo. Perché sto facendo prima questa passata sul risvolto? Allora, molti mi chiedono come uso io i medium. Allora, guardate, io intingo il pennello, vedete che c'è la goccia, la faccio sgocciolare, poi prendo il colore e lo miscelo. Quando ho la pappetta di una giusta consistenza, quindi non troppo medium e non troppo colore, lo passo. Se mettete troppo medium, ovviamente il colore vi risulta trasparente. Se invece vedete mettete la quantità giusta, vedete come il colore è totalmente coprente al primo passaggio. E questo è un pennellino piccolissimo, quindi prende, tra l'altro in martora sintetica, quindi prende pochissimo colore e lo stende con un film finissimo. Poi con quella pappetta che è rimasta sempre sulla tavolozza, io continuo a lavorare il colore puro. Quindi continuo a diluirlo. Quando vedo che si forma una materia troppo densa, aggiungo un'altra goccina e prendo un altro po' di colore e lo stempero e lo appiattisco, appiattisco, appiattisco. Quando di nuovo la giusta consistenza che vedo schiacciando il pennello sulla tavolozza, e allora vado a rimetterlo sulla mia tela e stendo. Ok, definito il risvolto, tutto in nero, devo andare adesso a chiarificarlo, a renderlo più chiaro, perché questa comunque è una parte sempre in luce, meno di questa, ma sicuramente più di quella che sta appena sotto al risvolto della giacca, al colletto della giacca. Ora io stendo molto il colore perché l'intensità non mi serve scurissima. E prendo il terra ombra naturale. Lo prendo puro e lo poggio sulla tavolozza. Prendo una punta di oiline e lo stempero e vado a passarlo già una prima volta sul colore. Prendo ancora del terra ombra naturale puro adesso e lo stempero maggiormente. Voi non noterete differenza di nero fino a quando io poi non passerò accanto qui il nero puro di nuovo. Quindi sporco il colore con una sorta di marrone, in questo caso il terra ombra naturale. Olè. Mentre per dare luminosità maggiore ritorna il nostro amico giallo Napoli, che prendo in punta di pennello, proprio così, una puntina, e metto appena appena nella parte centrale e con il medium ancora bello bagnato spingo verso le zone più in luce, che comunque saranno questa, perché c'è il risvolto e tenderà ad andare verso di qua, verso sinistra. Quindi giallo Napoli, in questo caso lo uso puro perché ancora ho, si chiamerà oiline o oiline? Oiline mi piace di più. Eccola, è lunga. Il nero è rimasto nero, però, cioè non ha tirato fuori il grigio perché non abbiamo usato un bianco puro per rischiararlo, però l'abbiamo molto rischiarato e ancora possiamo continuare. Ricordatevi sempre il verso, che deve seguire quello naturale delle cose. Ok, prendo adesso il terra ombra naturale, lo metto qui e lo mischio con un po' di giallo Napoli e
lo vado a mettere qui nella parte più esterna, qui, e poi salgo verso l'interno il colore ad omogeneizzarlo con il precedente. Adesso pulisco il pennello con la pezzetta. Voi mi chiedete spesso come si puliscono i pennelli durante il lavoro. Così, così, semplicemente così. Quindi si passa il pennello nella pezzetta e si toglie l'eccesso. Vedete che poi il pennello, vedete che poi il pennello risulta pressoché pulito e si continua a dipingere. La pezzetta naturalmente è una pezzetta dedicata solo a questo. Prendo il colore nero assoluto . Certo, diluito sempre con un po' di medium e ripasso. Ecco, questo anche quando mi chiedete cos'è il nero assoluto. Il nero assoluto è un nero puro, un nero pieno, mentre poi il nero può essere sporcato con vari colori, anche con diverse intensità e anche con diverse inclusioni di luce, quindi di bianco o di altri colori. E voilà. Questo per farvi vedere la differenza tra una parte della giacca e l'altra. Spero si noti. Si nota? Entrambi neri, un nero sporcato con altri colori che non siano il bianco, assolutamente non il bianco, sennò vi esce grigio immediatamente e poi per riprenderlo dovrete caricare una massa di colore infinita, e invece il nero puro. Sporcato solamente del suo medium. Io sto usando un medium alchilico, voi potete usare anche qualunque tipo, olio di lino, c'è chi usa chi dipinge con acquaraggia, spesso adesso vi darò un'alternativa meravigliosa in uno dei prossimi video. Ok, vedete la differenza di neri? Quindi lo stesso colore, la stessa tinta può avere differenti tonalità. Ovviamente anche qui adesso noi andremo a scurire determinate parti, quindi per esempio qui tutta la zona che entra e si va a nascondere dietro l'ombra del collo. Invece si allarga verso la luce. Qui andremo a schiarire ulteriormente nella parte centrale. Bene, qui con un miscuglio di nero e giallo Napoli passo all'altro bavero e poi continuo sempre di nero e giallo Napoli. Perché sto mettendo più giallo Napoli? Perché qui dovrò accentuare l'ombra della cravatta e allora mi servirà un contrasto maggiore. E allora, ora vi faccio vedere. Giallo.
Ora poi, dopo che essiccherà e già sta andando molto veloce, vedete che già la viscosità è differente, molto bello. Questo è merito del medium. Ottimo questo medium, mi sto trovando molto bene con l'oiline della My Mary. Si asciuga velocissimamente. Asciuga molto velocemente, mi dà il modo di lavorare la materia in maniera più corposa, vedete? Perché quando la materia è ancora troppo fluida non si capisce bene il colore poi che tipo di resa finale avrà. Invece così, sì. E quindi già fa grip sul colore, in modo che quando io lo passo me lo regge, non me lo fa scivolare via, non me lo impasta subito con il resto, ma mi dà il tempo di... Cioè, mi agevola, seppur asciuga velocemente, non mi toglie il tempo e la modalità di una buona lavorazione, perché è gelatinoso e non viscoso, ecco. Perfetto, fatto e risvolto da questa parte che poi sistemeremo, ho solamente dato la base di tono che mi interessa. Adesso andremo a fare la cravatta, che è sempre nera. Quindi un nero su nero, anche qui quindi con l'oiling e il nero, quindi con il medium e il nero, andremo ad inserirci. Ok, facciamo il nodo che poi però anche qui dovremo chiarificare in alcuni dei punti. Perché se no, vedrete, verrebbe un nero piatto, che per ora a me va anche bene, perché devo solamente definire gli spazi, ma adesso poi devo ritirare fuori la cravatta. Per ricordarvi gli spazi, come dovete dividerli ovviamente, date i colpi di pennellata. Vedete che io qui lo sto dando in orizzontale per far capire che qua finisce il nodo e qua invece comincia la cravatta vera e propria. La tiro giù. Ok. Perfetto, a questo punto dobbiamo anche qui diversificare i toni. Ovviamente anche la cravatta sarà più chiara nella sua parte centrale che sporge di più, quindi qui, nella parte del nodo, quindi qui, e ma non avendo un volume, specialmente qui piatto, sarà un degradare, quindi sarà più chiara qui, e poi prendo un po' di nero puro di nuovo. E lo unisco fino a creare una sorta di tridimensione, no? Quindi faccio entrare l'ombra più dentro e poi riprendo il giallo Napoli e tiro fuori. Se il pennello si sporca troppo in questi passaggi, come al solito, pulitelo con la pezzetta. Con un pennellino a punta, imbibito di oiling e di giallo Napoli, do il verso
nella cravatta e anche dei tocchi differenti di luce. Che poi comunque distenderò, perché voglio una pittura molto, lo sapete, stirata, leccata, con il pennello. Benissimo. Nero puro sotto il giro, lì dove si forma l'ombra, qui. E invece proprio qui. Tiro il colore un po' più di chiaro qui, giusto qui al centro, dove esce. Perché ovviamente qui la cravatta è strozzata, quindi viene più fuori. Mettete più colore a destra e a sinistra, così. Poi prendete del nero. E affossate il centro. E poi lavorate il colore. Riaggiungetene dove sarà necessario, quindi del nero puro qui, qui. E riaggiustate, pulite il pennello con la vezzetta, prendiamo un po' di giallo Napoli, tiriamo fuori le luci e uniamo delle ombre. Ok, la cravatta è pressoché finita, poi ci torneremo solamente da asciutta per definirla un po' meglio, anche perché adesso mi devo alzare perché c'è mio figlio disperato che mi cerca. Arrivo, amore! Bene, adesso fermiamoci qui, poi appena torniamo rifacciamo la camicia. Dunque a questo punto dovremmo definire un attimino meglio la camicia, anche se io ancora ho questa parte da fare. Effettivamente, ma la farò in un secondo momento in modo che voi possiate vedere un pochettino di cose differenti. E lo farò... Il pennello sporco di nero, del bianco di titanio e dell'oilin. Ok, e andiamo subito. Definire il colletto. Parto sempre da un tono più scuro, per questo ho fatto un grigio, per poi rischiararlo verso il chiaro.
Il carboncino qua mi dà una grande mano, vedete? Sta rinvenendo. Adesso schiarisco ovviamente con il bianco e l'oilin. Qui il carboncino sotto, vedete che mano mi dà? Mi colora subito dei toni del grigio scuro. Quindi dell'ombreggiatura, la camicia, ok, che comunque poi andrò a sistemare, e anche di qua, qui invece non c'è carboncino, quindi sporco il pennello col nero e aggiungo del bianco per dare un grigio camicia. E così potete vedere anche la differenza che c'è tra un grigio, quindi tra un nero mischiato al bianco, è un nero mischiato a colori che non sono bianco, che comunque danno un tono di nero più chiaro, ma che non tradiscono il tono del colore, mentre il bianco sfalsa totalmente, naturalmente, essendo il suo opposto, la natura del nero. E soprattutto aggiungiamo nella lavorazione del bianco una punta, appena una punta, così, e poi la stendo sulla tavolozza qua, di ocra, metto del bianco, molto bianco, e dell'oilin, e mescolo il tutto. Qui, vedete? Una punta di ocra, molto bianco e oilin. Scarico ben bene il pennello. Poi solo con il bianco, sempre sporcato un po' di oilin, ritorno. Il mio pennello nel frattempo, in tutta questa discussione, si è suicidato, ha uscito le setre a mo' di istrice, perché l'ho sfregato troppo. E vabbè, ora lo puliamo. Ok, in pratica quasi le setole neanche toccano per sfumare, per fondere il colore, va bene?
Benissimo, adesso continuo questa parte qua e poi la prossima lezione. Intanto vi ho fatto vedere quindi le differenze di crumia e adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte pure qua, proprio per dare l'idea di come poi esca il bavero. Poi naturalmente anche qui andremo ad aggiungere del colore, però intanto è per farvi vedere le zone ben distinte, nel senso che io comincerò a fare così, tipo qui già aggiusterò l'angolino, poi piano piano riprenderò i colori, anche di quello che ho già fatto, però naturalmente l'impostazione deve essere questa, in modo che io, una volta che continuo a farmi la giacca, ora vi faccio vedere, nella reimmissione del giallo Napoli, perché la luce naturalmente arriva anche qua, anche se in maniera differenziata, quindi meno forte, io per esempio comincerò da qua e salirò verso il colletto, ma arrivata a un punto tipo a mezzo centimetro di distanza, anche a 3 mm, io mi fermerò, proprio per dare la linea di stacco dell'ombra. Ora vi faccio vedere. Spero si veda, perché il sole oggi non ha collaborato. Sta andando via. Quindi sto dipingendo al buio, si può dire. Ora accendo la luce. Ho acceso la luce perché il sole ha deciso di nascondersi e quindi volevo farvi vedere ciò che sto facendo, perché sennò non c'era bisogno di fare il video. Quindi va bene, adesso aggiungo un bel po' di giallo Napoli, che poi ovviamente stempererò molto con il nero, e lo tiro su verso la divisa, verso il bavero, verso il colletto della giacca. Ecco, arrivata proprio vicina, mi fermo, non imbastardisco il nero dell'ombra. Lascio una linea sottilissima e quella successiva invece leggermente sporcata di giallo Napoli. Mentre qui poi vado ad aggiungerne sempre un po' di più verso il punto massimo di luce, per poi ritornare al nero verso le giunture e le ombre, sempre al solito. Che dirvi? Questo colore poi io anche lo sistemerò, anche questo della giacca, scurendo determinati punti per renderlo, come vi dico sempre, più vibrante, più movimentato, cioè non mi piace che sia tutto così chiaro, vedete? Ma questa è una questione veramente di gusto pittorico, perché sto inventando, non sto copiando questa parte da una foto. Il bello di dipingere è anche questo, avere dei momenti per sé, per dare la propria impronta, per aggiungere qualcosa di proprio. Certo, ai tratti del volto no, ma al modo in cui cade la luce, al modo di vestire, anche un ritratto può essere personalizzato. Per questo vi dico l'iperrealismo, sì, mi lascia però un po' il tempo che trova nell'opera d'arte vera e propria, perché quello sì è bellissimo, un bellissimo virtuosismo tecnico, ma non dà modalità di espressione all'essenza di ogni pittore. A me piace che si veda la pennellata del mio pennello, a me piace che io partecipi alla creazione di un quadro, specie se riprendo una persona che amo, perché proprio si vede il gesto mio pittorico, mio e di nessun altro. E quindi non rinunciate ai vostri gesti pittorici, anche quando avete uno stile più personalizzato, quando il vostro riproporre in tratti si allontana da quella che è poi la riproposizione fedele, ma storpia un pochettino quelle che sono le fisionomie. Se si capisce, se riuscite a prendere la caratterizzazione del soggetto e a renderla in forma pittorica, quello è il vostro ritratto.
Ricordiamoci Van Gogh, ricordiamoci Modigliani, ricordiamoci grandi della nostra storia dell'arte che prendevano e mettevano dell'oro alla personalità dei loro individui per comunicare un messaggio anche attraverso un ritratto. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Spero che abbiate capito come sovrapporre le luci e spero che vi sia arrivato il concetto di non mischiare il nero al bianco, perché sennò si forma il grigio, mentre noi vogliamo formare un nero, un diverso tono di nero, va bene? Quindi ci rivediamo, adesso spostiamoci di là che ho ancora qualche cosina da dirvi. Avete visto? Il bianco l'ho usato veramente, veramente, forse niente. Forse non l'ho usato, l'ho usato solo per fare il grigio della camicia, il bianco sporco di nero grigio, ingrigito della camicia. Quindi sul nero non ho usato bianco, proprio perché non ho voluto imbastardire il nero con il bianco e far buttare fuori il grigio, che avrebbe falsato totalmente la lettura di quella che è la verità. La verità, cos'è la verità nei quadri? Ve ne ho parlato mentre dipingevamo il quadro. In un quadro, specie in un ritratto, un artista è un po' legato perché deve ricondurre i tratti somatici della persona interessata a quello che sta dipingendo nel quadro. Questo però non deve limitarvi. Se voi non avete una pittoricità figurativa di rappresentazione molto simile di quello che è il reale al dipinto, non vi dovete privare di fare un ritratto. Modigliani non lo fece, Van Gogh non lo fece, Renoir non lo fece, nessuno dei grandi Molti dei grandi riportano le persone in maniera differente, con dei tratti modificati dal carattere precipuo dell'artista, che li caratterizza e li rende propri. Del resto, un'opera d'arte quando ci comunica qualcosa di diverso da quello che tutti gli altri vedono uguale. Di conseguenza, non frenatevi, molto spesso mi arrivano mail dove mi si chiede come si fa a copiare esattamente i tratti somatici. Si copiano fino a che si può, fino a che il nostro io vuole, perché a un certo punto bisogna discostarsi, se no, se fossimo in 10 e facessimo tutti 10 ritratti, verrebbero tutti uguali, e questo capite bene che non è possibile, perché la mano dell'artista si deve vedere. Dove vi potete sbizzarrire sono proprio i vestiti, lo sfondo, le mani, insomma tutto quello che le mani, specie quando hanno dei guanti, insomma poi vedremo anche nel nostro quadro, tutto quello che caratterizzerà il quadro e che caratterizzerà anche voi stessi, perché lì, come vi ho detto mentre dipingevamo, è un momento in cui diamo del nostro, la vitalità nostra a qualcosa che stiamo dipingendo, ed è bello partecipare dell'opera d'arte, se no saremmo dei semplici fotografi all'antica, diciamo così. E invece per l'iperrealismo nel ritratto io ritorno alla fotografia, in primis perché non sono capace di essere così paziente da cogliere ogni particolare, e in secondis perché lì è veramente troppo estenuante, più un artificio stilistico e più un virtuosismo che non una pittura, una pittura a cui si è dato qualcosa, e qui scatenerò l'inferno di tutti gli iperrealisti, ma io rispetto il vostro operato, vi ammiro tantissimo e non sono capace di fare quello che fate voi, però ripeto, ci sono certe cose in cui mi piace che la mano dell'artista si veda e sia ben presente, capirete anche il mio punto di vista. Prima di salutarvi volevo dirvi che vi aspetto tutti giorno 5 ottobre alle 16:30 presso lo spazio Fondazione Maimeri di Milano in via Cristoforo Colombo 15, dove ci sarà il grande incontro di Arte per Te. Finalmente potremo abbracciarci, vederci e scambiare due chiacchiere guardandoci negli occhi, finalmente. Parto per voi dalla lontana Sicilia verso il continente, scherzi a parte, io vengo per conoscervi e per abbracciarvi tutti, spero che ci sarete e spero veramente di conoscervi e di poterci stringere la mano e darci un grande abbraccio. Io li mando sempre per iscritti gli abbracci e i baci, avrei il piacere di darveli vis-à-vis. Bene, detto ciò, spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia interessato. Io vi rimando al prossimo, da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci!